La passatella. Ragazzi, avete letto il messaggero? C'è stato l'ammazzamento di Ninetto, un giovanotto bullo che davvero poteva dire di averci il cuore in petto. Azzeccateci un po' chi l'ha ammazzato. Buretta De Panico, proprio quello che è ritornato muto a far soldato. La causa della lite? Indovinate, la passatella, come dice il foglio, te l'ha fatta succedere sto macello. Senza sapere che sotto c'è l'imbroglio che si è risorto al fine col coltello. Sentite il fatto, me ci sono trovato ieri sera proprio per combinazione. C'era Nino, il gattello corto armato, l'MLM con altre 6 persone. Stamio dell'osteria lì alla Lungara, c'avemio in corpo già diverso vino, l'MLM suonava la chitarra, la ritornelli li cantava Nino e diceva così. Per quella bocca e quell'occhioni belli ce l'ho tradito un giovenotto bullo, me so buttato in mezzo ai cortelli. Piantela, feci, con sti piagnistei. Portate un altro litro soratuta. A Nino, e beh, e che giovanotto sei? Se dice gente allegra, Dio l'aiuta. Nino mi fece, smorza, me sto zitto, hai ragione, bevemo. Però il cuore stasera me lo sento tutto affritto. E c'ho un presentimento di dolore per mamma mia. Bevemo sto goccetto, poi me ne vado a casa. L'ho lassata che c'ha la tosse e un doloretto al petto. Pora vecchietta. Quando sta malata poiché gli sto vicino, perché ha detto che l'unica maniera per guarirla è quella d'avere accanto il suo Ninetto, perché lei dice, allora è più tranquilla. Non aveva finito di discorre che dalla parte delle mantellate si intese de cantare. Fior de buchetto, per chi la mia ragazza m'ha levata, tengo un cortello da piantare in petto. Erburetta che canta, fa il gattello. Come hai detto? Erburetta, fece Nino. Diventò bianco. Poi cacciò il coltello e l'appuntò di sotto al tavolino. Se spalancò la porta, quelli entrorno. Buonasera, ragazzi. Buonasera. E non appena che ci salutorno, vedessimo chi c'era e chi non c'era. Nello de Ponte, Toto dell'Armada Ermanciola e pure un altro che non conoscegno. Dopo l'invitata ordinassimo un altro par de cotti. E Buretta ce fa, con tanto vino, mi dite giovanotti che ce famo? Io de sott'occhio mi guardavo Nino. E beh, fece il manciola. A che pensiamo? Ragazzi, ho fatto una pensata bella. Già che c'è il fatto d'essere tutti amici, se la volemo fa una passatella? Nino, che ne pensi? Che ne dichi? C'è della gente che non la conosco. E per di meglio, ne so solo il nome. Ma non vieranno mica mai dal bosco sta gente che voi dite. E non so come... Smorza, smorza, buretta. Allora famo... Andiamo, per chi va? Va per Manciola, ferme le dita, che mo le contamo. 67, ah? Una girata sola. Allora 20, 30, è detto armato. Padrone Nino e sotto for buretta. Non vi scordate di chi va cacciato, per mo me faccio solo una foglietta. Mannata, sormai, fece il buretta. Ce manno l'MLM, disse Nino. Chiedete, posso beve? Sta foglietta me la fo io. E de sto passo il vino... te se lo schiaffa in corpo tutto quanto. Beh, ci arrivamo? Per me pianto il gioco. Che a così presto voglia d'aver pianto? Acciderba, bevete così poco. A ste parole Nino se fa giallo. Amico, senza fa la minchionella sto gioco, torna conto dell'assallo. Ve si rimponerà la passatella. Del resto giù la maschera dal viso. Mi chiamo Nino delle Vorpettare, quello che solamente penso riso di una ragazza che si chiama Rosa, Rosa de Borgo. Appunto, scellerato, sorti da fora. Al fine t'ho trovato. E che vorreggi? Come n'ha dannato, mi dà una strattonata, Pier Cortello con sarto e tavolino scavarcato e lì per strada cominciò il duello. Le lame mi parevano saette in della giostra sotto a quel lampione. Noi, da una parte, senza dissenette, guardammo tutti zitti sta funzione. Un urlo ribombon della nottata, ferma da boiaccione che mai fatto. Sulla camicia tutta insanguinata, Buretta se portò la mano e all'atto cascò lungo de peso sul cerciato. Se buttassimo in mezzo tutti quanti, Nello, Toto e Manciola cortarmato lo sollevorno. E beh ragazzi, avanti, c'è l'ospedale che sta qui vicino, portatelo così, fate attenzione. S'allontanorno, ma vicino a Nino. Con le spalle appoggiate lì al lampione pallido come un morto mi guardava. Le braccia giù, il coltello a pennolone. Dalla parte del cuore ci spiccava una macchia rossa. Dico, sei ferito? Fece una smorfia. No. Ma appuncicato. Si ridrizzò
Mi pare aver sentito uno che cuore. Ma te sarai insognato. Hai ragione. È una donna che sta a cuore. Che fosse tante volte. È mia sorella. Anino! Scappa a casa, mamma, muore! Che? Muore mamma. Ah, boia pazzatella. Fece per cuore e corse un 20 passi con una corsa affannata. Si fermò. E prima assai io l'arrivassi, strillò soltanto. Ah, mamma! E poi cascò.